Gol di Pinzi, 1-0 per l'Udinese dopo 40 secondi. Mamma mia, no. Bellucci non vuole 1-0 per l'Udinese in quel di San Siro. Gol dell'Udinese, 2-0. Il gol di Domizzi, cross, calcio di punizione dalla sinistra, un corner un po' più corto di Natale sul secondo palo, c'è solo Domizzi che è marcato da nessuno, di testa insacca il gol del 2-0, direi. Vabbè, ma un po' più di enfasi. Beh, ma insomma, Elio, 2-0 in 9 minuti, 10 minuti. Ma no, vabbè. E dai, gol, Juan Jesus. Vuoi dire qualcosa? Su quello che vuoi, il tema è libero. Guarda, sono talmente incazzato. Tema libero. Immagino, per quello che ti dico, sei arrabbiato nero, eh? Dai ragazzi, dai! Gol dell'Udinese di Natale! 3-1. Un gol fantastico, di destro a giro sul secondo palo. Bandanovic battuto, palo gol, 3-1. Angolo dalla destra. Aia. Per forza. Aia, Muriel in area di rigore, Shandanovic, cucchiaio e 4-1 dell'Udinese. Calcio d'angolo per noi, palla dall'altra parte, la gente che insegue con la lingua fuori, questi vanno via come se fossero dei razzi. Tocco sotto e 4-1. C'è modo e modo di perdere, no? Gabriel Silva, Gabriel, ecco. Silva non muri. E Gabriel. Questo è sempre il peggiore, ultimamente l'Inter perde e perde malissimo. Dai, manca mezz'ora, Tiziano. Tu perché sbuffi, Tramontana, cosa è successo? No, cosa non hanno lasciami fatto? Lasciami nel mio brodino. Non ti stuzzico. No, non ti faccio roba, neanche... è una roba da... C'è da prendere un gruppo di... andare a San Siro e aspettarlo fuori. C'è una roba proprio... E chiedere perché l'Inter l'ha ridotta al cielo. Ragazzi. Mamma non l'ho mai visto così, in effetti è una roba proprio... No, tutto è finito. Non c'è giustificazione né comprensione per Stramaccioni, per quello che sta guarda, facendo una roba, vedere. Io non ricordo un Inter conciato in questo modo negli ultimi 30 anni. Gol di Cambiasso, di Rocchi. Gol di Rocchi, arriva benissimo sulla sinistra. Il pallone messo in mezzo sul secondo palo dentro l'area di rigore, bravo Rocchi a aprire il piattone, allungare sul secondo palo e mettere il gol del 2-4. Tommaso Rocchi, terzo gol in stagione per lui. No, tu hai cominciare con quinto gol dell'Udinese. Pasticcio incredibile tra Nagatomo e Handanovic, palla nel cuore dell'area di rigore, Nagatomo in anticipo netto, Handanovic esce, i due non si capiscono praticamente, quasi si scontrano, nessuno dei due prende la palla, Muriel deve solo appoggiare in rete, quinto gol preso. Io capisco, non ci sono più obiettivi. Pazzesco. Allucinante, gli interisti non sanno più cosa dire. L'oratorio, ottimo, cioè. Zapata. All'oratorio. No, è imbarazzante. 5 gol presi a San Siro, dai. Dai. È imbarazzante.